in appartamento piuttosto che sull'auto in sosta che nel negozio, siamo sensibili a questo. Come facciamo prevenzione? Controllando generalmente le persone che ci sembrano un po' così, anche nelle fasce orarie di maggior frequentazione dei centri storici, che possono essere utilizzate perché più facilmente ti camuffi tra la gente, entri in casa, te ne vai, chi ti ha visto. Di qui l'abilità di distinguere tra i passanti chi è roveretano e chi magari non lo è tanto, e controllarlo. Certamente ritengo il brigadiere capo servizio aveva deciso di fare quell'itinerario con questo intento. L'avevo salutato 2 ore prima, stavano a piedi, viaggiavano via per tra via Dante e via Tartarotti nel centro di Rovereto. Per chi di voi ha visto il Trentino di questa mattina, c'era già un trafilo, perché succede a ridosso della redazione del Trentino, questo dei corrispondenti di Rovereto, che quindi hanno raccolto la testimonianza della titolare del negozio, che racconta che è successo il furto a mezzogiorno d'aria. Sì, io vi dico, è successo il furto nel negozio. I due sono entrati, hanno aspettato qualche minuto finché non hanno accolto il momento di distrazione della titolare, che esce un attimo, rientra e li vede che senza acquistare nulla tirano fuori dalla porta. Però d'occhio subito, va a controllarsi la borsa, manca il portafoglio. C'era un secondo prima, gli unici nel negozio, ferma la donna, perché l'uomo nel frattempo ha capito che è stato, li hanno beccati, l'uomo che tiene il portafoglio. Stiamo ricostruendo anche lì, perché potrebbe essere anche una sottrazione o un furto all'interno di un negozio. Però con i colleghi di Verona cerchiamo di capire. Intanto ricontestiamo a scanso veloce la ricettazione. Quindi li arrestiamo in fragranza per il furto in concorso. E la fuga si mette anche lui a andare indietro di buona lena. Quindi